Che non lo facevo, vi parto con me nella mia giornata. Un tipico sabato di maggio. Come sapete, il sabato vado a scuola e puntualmente ogni sabato ci fissano una verifica. Quindi mi sono svegliata prima per ripassare un po'. Tanto il sabato entra alle 9:40, quindi non mi è pesato molto. L'outfit semplicissimo era questo: top e jeans a zampa, la mia nuova fissa. E prima di salire in macchina per andare a scuola mi sono accorta che la mia macchina è leggermente sporca. Dovrei lavarla, ma sono troppo pigra. Però veramente è in condizioni indecenti. Quelle macchie che vedete sono io che ho provato a pulirla con delle salviettine umidificate. Compito in prima ora e prima di entrare in classe la situazione era questa. Era un mix tra gioia, disperazione, allegria, non l'ho capito manco io. A ricreazione sono passata a salutare mio fratello, questi sono gli immancabili panini di mamma. E anche Fede che non è in classe mia ma stava facendo ricreazione dalla parte opposta della scuola. Lei la amo, più che una coppia siamo un trio inseparabile. Poi abbiamo fatto esercitazione di fisica perché lunedì abbiamo l'ultimo compito in classe di fisica. Passata a casa ho registrato delle storie e mi sono cambiata i pantaloni perché boh, mi sapevano più di uscita. E abbiamo passato il pomeriggio ai campi da calcio per vedere le partite dei nostri compagni di scuola. Finisce sempre così, diciamo 10 minuti e poi ce ne andiamo, ma in realtà poi passiamo tutto il pomeriggio lì. Tornati a casa, come ogni sabato, ci siamo fatti un aperitivo io e Fede. E poi ci hanno raggiunto mio fratello con la ragazza. Abbiamo dato un'occhiata ai voli per quest'estate. Io veramente non mi fermerò un attimo. Tra viaggio di maturità, viaggio con i miei e tante altre sorprese, ne vedrete delle belle. E poi, gioia, abbiamo ordinato il poké. È inutile che tanto vi riprendo gli altri sabati, perché è sempre un circolo vizioso. Compito in classe, partite del campo, spritz e poké. Non ne posso fare a meno.